Non sono neanche riuscito a avvicinarmi a mio fratello perché comunque l'ho riconosciuto subito dal piede e dalla mano. L'ho visto lì per terra. Mi fa strano che oggi è lì, dopo tutte queste ricerche delle forze dell'ordine, elicotteri, droni, salta fuori il cadavere. Non mi torna questo. Non si meritava questo. Io ero qua dai carabinieri con mia madre, che l'ho portata qui un attimo per giustamente tenerla tranquilla, sai, chiedere informazioni di mio fratello. E mi è arrivata una chiamata da mia sorella Maria dicendomi: Nicolò, forse è stato ritrovato, che l'aveva stata avvertita dalla fidanzata di Gino. Mi ha mandato la posizione, io subito mi sono messo sulla macchina a 2 chilometri di distanza dalla caserma e sono sceso dalla macchina. Non sono neanche riuscito a avvicinarmi a mio fratello perché comunque l'ho riconosciuto subito dal piede e dalla mano. L'ho visto lì per terra. Mi fa strano che oggi è lì, dopo tutte queste ricerche delle forze dell'ordine, elicotteri, droni, salta fuori il cadavere. Non mi torna questo. Io poi alle 3 di mattina sono andato a cercare con la macchina e non l'ho visto lì. Non capisco che giro potrebbe aver fatto mio fratello nell'acqua. Ancora io sto aspettando che mi diano una risposta. Voi cosa pensate riguardo a quello che potrebbe essere stata la causa della morte di vostro fratello? Io penso che la causa o è stato buttato dentro nell'acqua o è stato caricato in un furgone e è stato appoggiato lì dove è stato appunto trovato il cadavere di mio fratello. Perché, ripeto, mi fa strano che un elicottero, soprattutto un elicottero, e dei droni, cani comunque molecolari che sono stati comunque portati lì sul posto, è stato trovato il giubbotto e il borsello, non sono riusciti a capire. Ci sono tanti punti di domanda, ecco. Mi ricordo bene mio fratello, l'ultima cosa che mi ricordo, che mi ha detto, mi fa: io un giorno vorrei diventare come te. Cioè, nel senso, col lavoro, sistemarmi, e avere una mia famiglia, una casa e fare una vita come meglio credere. Lui magari in questo momento stava ancora lottando un po' per costruirsi qualcosa. Certo, stava lottando tutta la sofferenza comunque da quando è nato ad ora. Non si meritava questo. Infatti il figlio che mi nascerà lo chiamerò come mio fratello. Lo chiamerò Gino.